Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi ci buttiamo nell'inverno, nel freddo, in qualcosa che ci deve avvolgere e parleremo delle pellicce ecologiche della Tessiland. Andiamo a vederle nel dettaglio. Vediamo allora nel dettaglio come si presenta la pelliccia ecologica della Tessiland. Prima di tutto parliamo delle misure, che è una misura di 14 cm circa per 1,20 m di lunghezza. Come vedete l'interno è molto molto fitto, quindi questo pelo ecologico è molto fitto ed evita quella cosa un po' bruttina da vedere che in altre pellicce hanno, che è un po' scarno. La particolarità invece di questa pelliccia è anche questo. Il retro è tutto lavorato a maglia e ha la rifinitura in tagli e cuci, quindi molto molto pulita, e questo facilita tantissimo l'operazione di montaggio sulla vostra borsa, su un collo di pelliccia, su una giacca o altre piccole rifiniture. Quindi nel momento in cui andate ad applicare questa pelliccia avete davvero una facilità di applicazione. Ma vediamo anche un po' nel dettaglio i colori. Il colore cipria, come vedete, un rosa con sfumature di nero ed è davvero molto bello. E la parte di retro sempre in maglia nella stessa tinta. Il colore marmo con sempre sfumature di nero e il retro in tinta panna. L'intramontabile nero, il black black black, dove c'è il retro in maglia in colore nero. Il perla, un colore bellissimo con queste sfumature di nero, dove nostra maglia sempre dietro in colore grigio. Il petrolio con tinte argentate e sfumature piccole di nero e la maglia retro in colore petrolio con alcune rifiniture in bianco. Il colore rodolite, il più fashion che ci sia. Turchese, un rosso fluo quasi, giallo e poi il nostro retro che è un leopardato in mix di colori. Il rubino fucsia con sfumature di nero e con sempre la maglia retro in colore in tinta fucsia. E per finire il topazio con giallo, sfumature di nero e poi il retro in giallo ocra. E siamo giunti al termine. Che dire? Una pelliccia morbida che sicuramente abbellirà tutti i vostri lavori. Io come sempre vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto, di seguirci su tutti i canali social, di azionare la campanella se non l'avete azionata e sicuramente ci vediamo al prossimo tutorial. E con queste belle pellicce io vi saluto. Ciao!